Fagotto, visto che uno degli iscritti, sì, si può dire due parole su quel che pensa di... Ma io infatti ho appoggiato la candidatura di Marco Terenzi proprio perché oggettivamente ho avuto modo e la fortuna, tra virgolette, di conoscerlo in consessi diversi. Quando tra l'altro non aveva neanche la più pallida idea, immagino, di poter essere o di poter divenire un giorno sindaco. E l'impressione che mi ha dato già in quei contesti era di una persona assolutamente di una grandissima umanità, ma anche di grande autorevolezza, ma senza autoritarismo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che era una persona che in qualche modo si metteva a disposizione non per se stesso, ma per vedere crescere le persone che stavano intorno a lui in quel simposio culturale con cui, insomma, che tra l'altro c'erano anche altre persone, che comunque si andava costituendo. E la funzione, lo scopo principale era sostanzialmente quello. Ed è per questo che secondo me non solo è credibile come era credibile allora, ma oggi è anche autorevole, oltre che credibile, quindi dal mio punto di vista l'ho appoggiato e non è stato un appoggio per, come dire, per partito preso, ma è stato un appoggio proprio convinto, proprio perché dal mio punto di vista esprime quello che io cerco come caratteristiche di una persona in un sindaco. Grazie Alessio. Vedo che c'è dentro anche Irina Drigo, una delle forze giovani, visto che il sindaco ha fatto riferimento ai giovani. Sì. Una battuta per favore, dopo lasciamo la parola a Marco che scalpita. No, scalpita. Sento la mano fredda, perché ha tante cose da dire. E andavanti anche come... In un minuto confermo quello che ho detto nell'assemblea degli iscritti domenica scorsa, in cui si è formalizzata la candidatura all'interno del Partito Democratico di Terenzi. Ovviamente in questi anni ho imparato a confrontarmi con una realtà che storicamente non fa parte della mia cultura, ma che nella quale riconosco obiettivi senza dubbio condivisibili, e quindi siamo riusciti a fare insieme la strada trovandoci su valori forti che ci hanno permesso, come ricordava il sindaco, di governare al meglio, secondo me, questa città in un periodo storico nel quale, sapete bene tutti, non è semplice, soprattutto dal punto di vista delle amministrazioni locali. Questo è stato fatto perché 5 anni fa si è creduto molto nel rinnovamento, nel dare la possibilità dei giovani di entrare a far parte di un'amministrazione, di dare il loro contributo per cercare di innovare questa città. E nel cammino che abbiamo fatto abbiamo trovato un grandissimo supporto nel Partito Democratico, che è sempre stato molto molto presente, ci ha sempre aiutati e supportati ad affrontare i temi più caldi che si ritrovava a gestire questa città, sia a livello istituzionale che a livello proprio pratico di gestione delle cose, di gestione di problematiche importantissime come quella del rischio idrogeologico, come quella della sanità, come quella appunto delle trasformazioni istituzionali. Guardiamo alla città metropolitana, e Portogruaro dovrà giocare un ruolo da protagonista all'interno di quel processo. E quindi siamo arrivati, io parlo al plurale perché, come ricordava il sindaco e come ha ricordato anche Zanin, il segretario, è stato un lavoro di squadra e di gruppo. Siamo arrivati a questa candidatura in maniera convinta, proprio perché sappiamo che Terenzi può raccogliere questo testimone importante, questa eredità importante che abbiamo costruito in questi anni, e siamo pronti a metterci in gioco e a dare conferma del fatto che a Portogruaro vogliamo molto bene, crediamo nel capitale sociale che ha, e quindi siamo qui a lavorare per andare avanti. Bene.